Anche nel 2021, nonostante l'emergenza Covid ancora presente su tutto il territorio nazionale, gli uomini e le donne dei carabinieri forestali hanno operato sui territori di Calabria e Sicilia ai fini della prevenzione e della repressione dei reati ambientali ed agroalimentari. 39.000 sono stati i controlli, con 15.000 persone controllate. Ben 1.300 circa sono state le persone deferite all'autorità giudiziaria per vari reati in materia ambientale ed agroalimentare e 1.750, poco più, i reati accertati. In questo contesto sono state ben 37 le persone tratte in arresto per vari motivi. Sul versante invece della polizia amministrativa sono state complessivamente comminate poco più di 2.600.000 euro di sanzioni amministrative, con 60 sequestri amministrativi e oltre 2.100 persone sanzionate. Il 2021 è stato un anno estremamente importante anche dal punto di vista dell'attività investigativa, per quello che comunemente vengono chiamate le agromafie o ecomafie. Basti ricordare l'operazione Malapigna, portata a termine dal nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Reggio Calabria, che ha visto nell'ottobre scorso l'esecuzione di misure cautelari di rilevante importanza. Non dobbiamo tacere che il 2021 è stato un annus horribilis per quanto riguarda gli incendi boschivi. Dalla ricognizione effettuata, dal censimento effettuato dai carabinieri forestali per quanto riguarda la perimetrazione delle aree percorse da incendi in Calabria, risultano percorse da fuoco circa 35.000 ettari. Quasi più della metà dei quali in provincia di Reggio Calabria. Nonostante tutto, i militari dell'Arma Forestale, unitamente alle altre componenti dell'Arma Territoriale e le altre specialità, hanno operato, ben operato sul territorio, denunciando 24 persone, due delle quali sono state tratte in arresto in flagranza di reato. Quindi un bilancio del tutto positivo, del tutto positivo, che ha visto l'intera Arma dei Carabinieri schierata a tutela dell'ambiente e della biodiversità.